Le 5 non sono ancora arrivate, aspettiamo ancora un po'. Non si sa mai. Eppure, credimi, ero così sicura. Ma di cosa ti preoccupi? Qui non ci sono problemi, guai, indovinelli. L'unica cosa da cui bisogna ben guardarsi è il capo. Non credi? Ma non so, certe volte penso di essere così anormale. Figurati che sono rimasta così sorpresa dall'avviso di presentazione commerciale. Oh, andiamo. Se sei così suggestionabile, prenditi un breve periodo di time break. Moranz te lo darà sicuramente. Lui è sempre così buono con i suoi subordinati. Mai una minaccia, una parola strana. Sì. Forse. Ciao Eddo. Allo, come vi sembra questa camicia? Che bel taglio! Ti sta molto bene addosso, non è vero Marta? Certo che deve essere costata qualche migliaio di zotil, eh? Beh, veramente un amico di grandi posti me l'ha data al prezzo civile. Bravo Eddo, se vuoi c'è un po' di sughi di là. Di là dove? Vieni che ti accompagno. Oh no, sai? Preferisco queste tartine al sedano. Dicono che fanno molto bene al temperamento. Sicuro che sì. 46,75 era l'ultimo prezzo ai grandi posti. Allora te ne prendo una sola. Eddo, non volevo dire questo. Mi hai frainteso. Comunque una basta, altrimenti può avere l'effetto contrario. Gli ultimi avvenimenti in Nuova Cilea mi preoccupano. Penso che peggio di così sia veramente... Tutto resterà come prima del putsch. Sapete, la moglie di Moranz ha ricevuto una ricompensa in zotil l'altra sera al Cominter. Eh già, quella sa come aggirare la ciurma di alte personalità, Zenko e tutti gli altri lacché. Cos'è tutta questa rabbia? Non eri tu che dicevi di stare tranquilla? Di cosa ti preoccupi? Sì, hai ragione. Eddo, che ne dici di fare un salto su? Ah no, caro mio. Lo sai che perdo sempre. Poi non mi va. Sono stanco. Voglio andare a letto presto stasera. Ma cosa ci vai a fare a casa con la camicia nuova, Eddo? Lasciamo stare, Annika. Devo mettermi sotto col lavoro. Ho solo una settimana per la consegna del progetto.
com'è? Mi sembrava un po' stordito oggi. A dire il vero, sono venuta a sapere che il Comiter intende convocarlo per questioni di risanamento. No, davvero? Non è più lo scrupoloso coordinatore di un tempo. Sentito dire che il Comiter ha scoperto certi segni in casa sua. Forse vuol nascondere qualcosa. Forse non c'è. Forse non è ancora arrivato. Ti dico che sta facendo le valigie. Allora si prepara a fuggire. Vuole imbrogliare Morans. No. Morans sa già tutto.